Piazza San Francesco Caffè dei Costanti in compagnia sempre di David Faltoni e oggi di Cristiano Romani, segretario provinciale della destra, da poco ha fondato anche un'associazione che insomma, ha già fatto tante belle iniziative, alcune le abbiamo seguite anche noi con la nostra redazione. Insomma, eh, prima con David dicevamo eh, conosciamolo meglio, ma noi, noi personalmente sì, ci conosciamo sì. da tanto tempo, però insomma, per chi magari sì. dalla parte di là non sa chi è Cristiano Romani, ripercorriamo velocemente la tua storia, insomma, eh, io direi politica, insomma non personale, la tua storia politica in questo territorio, non ultimo anche il grande impegno che c'è stato per le amministrative che poi hanno portato alla vittoria di Alessandro Ghinelli. Sì. No, io sono impegnato in politica da quando avevo 15 anni, ho fondato il primo circolo di Alleanza Nazionale, lo fondai a Capolona. Mi ricordo ancora che il 22 luglio davanti a una messa io misi la prima bacheca del, di Alleanza Nazionale. A Capolona è una cosa, un evento perché Capolona è stato uno dei comuni più rossi d'Italia, per cui fu un evento. Sono stato per quattro volte consigliere comunale, due volte candidato a sindaco sono stato nel direttivo provinciale di Alleanza Nazionale, ho collaborato con l'avvocato Bianconi quando lui era consigliere regionale, poi c'è stato lo strappo del PDL e, e con Francesco Storace ho fondato la destra. Siamo stati il primo circolo e federazione in Toscana e la terza in Italia, con risultati anche lusinghieri perché noi abbiamo sempre due punti e mezzo in più rispetto alla media nazionale del partito, per cui è sempre... Risultati singhieri per cui insomma sono abbastanza soddisfatto di questo. Senti, Cristiano, Arezzo, la Toscana, insomma, è una terra storicamente rossa. Però la nostra città, appunto, nella rossa Toscana, ehm, riesce ad avere sempre questi primati. No? la prima, appunto, sì, come ricordavi è te. È insomma, è anche l'esperienza di Lucherini. Eh, hanno presentato recentemente il primo comitato nazionale del No. Sì. Perché secondo te? Ma perché Arezzo è sempre stata fucina di idee anche politiche, ci sono sempre stati come dire, grandi stravolgimenti, mi ricordo che quando vinse Luccherini la prima volta e fu un colpo durissimo per il governo d'Alema fu Arezzo e Bologna si parlava del cuore della cassaforte del PD, del PDS, quindi fu, come dire, no, Arezzo ha sempre rappresentato un laboratorio politico importante. Poi i risultati sono un po' stati alterni, però Arezzo ha rappresentato una bella fucina politica, un bel laboratorio di idee e credo che anche la vittoria di Ghinelli sia un bel laboratorio di idee. Da, secondo me anche da proporre in chiave nazionale. Credo che Agnelli, il sindaco di Castiglione Fiorentino abbia colto nel segno quando ha Lato di fare un coordinamento di tutte le liste civiche che esprimono sindaci, ovviamente non di centro sinistra ma di centrodestra, e credo che comunque sia come dire, un percorso che anche questo di Ginelli, che sia importante anche in ottica futura. Allora, io parte di questa storia Davide la conoscevo già perché, insomma, anch'io più o meno ormai sono quasi vent'anni che si ragiona davanti alle telecamere, tante candidature le abbiamo sì. vissute insieme. Adesso hai capito eh, chi è Cristiano Romano. Certo ho capito. Sapevo chi era Cristiano Romano, però ecco. Io... Allora vorrei chiedere, eh, ma mh, quando eh, ora abbiamo parlato de, di questi cambiamenti politici che sono è venuti a Arezzo, quindi Arezzo dovremmo avere una giunta di centrodestra? Ma quando si vede quello che è successo ultimamente, insomma, le nomine a estra, le nomine a Sai Toscana, insomma, tutto il. Il presidente del eh, Lato Guinea. Tutto questo. Ma non c'è un inciuscio? non c'è qui qualcosa di strano? Oppure eh, va bene così? Proprio Bianconi, non so se tu hai visto la sua intervista, sì, sicuramente sì, no. l'avrai vista. Bianconi appoggiava bracciali, eh, lo disse che appoggiava sì, bracciali sì. per cui. E questo è, però Maurizio. Allora io, Maurizio mi lega come dire io. Maurizio lo devo ringraziare perché mi ha fatto conoscere un mondo che come dire diversamente non avrei conosciuto. Lì ho assaggiato quello che vuol dire la politica con la P maiuscola e il potere con la P minuscola, diciamo così. Me ne sono venuto via anche per questo, perché certi, certe cose a me non piacevano. Però eh, come dire, è chiaro che. Un sindaco eletto di centrodestra, se vuol portare qualcosa a casa, deve comunque fare degli accordi con chi governa la regione, perché la cassaforte chi la tiene in regione? La tiene il PD, la tiene Vincenzo Ceccarelli la, eh, Quindi, per, se, tu vuoi, se tu vuoi fare come dire il, il talebano, allora vai tutto. Che vuol con... dire? La tiene Vincenzo Ceccarelli? Eh, sì, eh, eh, perché, la, la insomma, tiene Vincenzo Ceccarelli è Non è che parla per no, parafrasi. Sì, sì. Vincenzo Ceccarelli è uno. Fa degli... il codice di questa cassaforte. Non no, lo so, se me la dà, eh. sono contento no però ma parlando di cassaforte codice, ma c'è la cassaforte anche del comune d'Arezzo o solo No, io, non credo che abbia, io credo che sia uno degli assessori più potenti della regione toscana e su questo ne credo che nessuno ci piova, è, è di Arezzo perché è comunque del territorio di Arezzo è una persona che è molto vicina al presidente Rossi, o gli fai la guerra o ci trovi gli accordi, se vuoi trovare qualcosa come dire, da portare ad Arezzo le grandi infrastrutture, i finanziamenti eccetera eccetera, per forza di cose con questa gente ci devi parlare, te devi pensare che sì sei votato da centrodestra, ma sei comunque rappresentanti di tutti i cittadini di Arezzo e devi portare qualcosa a casa, chiaramente nelle, oppo come dire, nelle eh, vedute opposte che c'è sicuramente tra Ghinelli e Ceccarelli un punto di incontro ci sarà, questa è secondo me la mia personalissima lettura che do di questi, come tu li hai chiamati inciuci, io li chiamo accordi per portare qualcosa a casa, che, che secondo me possono essere accordi alla, a, a non, non necessariamente a ribasto, possono essere accordi anche molto alti, su questo non c'è dubbio. Senti, Cristiano, questa associazione che invece è nata da qualche mese? Io devo ringraziare la mia compagna, Sonia Nannarelli, perché è stata lei che volete, volete, volutamente e fortemente ha voluto questa, questa associazione. Devo dire che è stata una grande intuizione, perché l'Associazione Cultura Nazionale, ovviamente cultura nazionale richiama qualche cosa di identitario, ma cultura nazionale ha come dire, squarciato il velo eh, su una cosa molto importante, che la, che la cultura fosse solo da una parte. La cultura non è da una parte, la cultura è di tutti, la cultura è di tutti, di quelli che vogliono esprimere qualcosa e noi diciamo abbiamo portato tra virgolette, come dire, questa cosa agli occhi di tutti gli aretini. E con un grande, con, devo dire con ottimo successo perché anche se ci sono stati degli eventi discussi, tu, sarai, tu saprai sicuramente, abbiamo portato la Edda Negri Mussolini, abbiamo portato la figlia di Almirante a presentare il libro, insomma, cose abbastanza importanti e, e che, che, come dire che anche come dire, fanno discussione su questo, però devo dire che la gente ha risposto benissimo e io invito anche chi ha fatto polemica a confrontarsi su questo, perché la cultura vuole essere anche confronto e questo noi vogliamo fare, fare cultura per poter discutere, anche animatamente, ma per portare anche delle eccellenze che ci sono state in questo periodo storico e che possono, come dire, che possono arricchire il nostro bagaglio culturale soprattutto. Far conoscere Arezzo per quello che è, perché tante persone che sono venute ad Arezzo non la conoscevano. Grazie a Cultura Nazionale hanno potuto come dire, apprezzare la città perché si sono fermati e hanno come dire, anche lodato l'organizzazione di questa associazione che ha fatto in maniera impeccabile questi eventi. Non ultimo. Ovviamente non si può ascrivere la dottoressa Francesca Scopelliti, moglie del compianto Entu Torsola, alla destra, anche se è stata candidata con Berlusconi, ma lei è una radicale. Ecco, è stato un momento alto di cultura. Abbiamo portato qualcosa di... è venuto Barbano, direttore del Mattino di Napoli, che non è sicuramente di destra, perché lui è veramente schierato a sinistra. Lo disse chiaramente, per me Renzi è un grande personaggio, sta facendo bene, lo disse alla mia come dire, conferenza, io ho scosso un po' il capo. Lui, lui ma, dice che Renzi è di destra, per quello allora, che fa così. Ecco, eh, se ha detto questo, forse... <ride> no, ma lo do, lo do no, tanto eh. per rimanere, lo do, eh, lo do Renzi, lo do Alfano, io Vabbè. insomma ho scosso un po' la testa, però l'ho detto nella mia conferenza. Senti Cristiano, no. ma c'è un po' di nostalgia in tutto questo, questa associazione, queste, mm. queste, in tutta questa, insomma, questa politica, oppure no? Ma nostalgia di che, di che tipo? Nostalgia ah, politica, nostalgia... Si parla nostalgia. di nostalgia, non so, eh, che ne so, quando viene chiamata la moglie dell'almirante, non lo so, se. Eh, oppure la figlia di, o la nipote di Mussolini o cose... No, non c'è... Ecco, c'è nostalgia per, per quello che c'è stato nel passato, questo vale per sì, i nostalgici, sì. sono a destra, a sinistra, ecco, la no Guardare il passato non con, diciamo, con un occhio critico, ma con nostalgia, quindi con un occhio benevolo, mettiamola no, così. Assolutamente non c'è nessun tipo di nostalgia, anche perché chi ha avuto la fortuna di leggere il libro sia di eh, Edda Negri Mussolini, che soprattutto quello di Almirante, ha potuto apprezzare il fatto che, non fossero, che fossero libri anche critici. Soprattutto quello di Almirante, eh, fatto da Aldo Grandi, che è il direttore di numerose testate giornalistiche, nonché è stato anche vice, vice direttore del Corriere della Sera, ha fatto questo libro in maniera, eh, ripercorrendo la sua, come dire, la sua vita, ma a tutto tondo, anche per quello che riguardava la vergogna delle leggi razziali, cioè ha messo come dire, a nudo totalmente, in maniera anche critica, quello che era Almirante. Quindi no, assolutamente nessun tipo di nostalgia, perché non c'è nostalgia su questo, ma c'è la voglia di guardare in faccia quella che è la storia, guardandola a tutto tondo, anche perché ti preannuncio che su questo punto noi porteremo dei personaggi che, partendo dalla Scopelliti, non sono schierati a destra assolutamente, ma parlano di cultura in maniera, come dire, eh, a tutto tondo per cercare di capire quella che è la nostra cultura, appunto la cultura nazionale. Ecco, noi vogliamo far eh, discutere e parlare quello che è la nostra cultura. Allora, spazio adesso alla pubblicità, poi volevo sapere nella seconda parte da, da Cristiano se, se, se premia o non premia l'attività di Ghinelli, se è rimasto deluso o non deluso da questi a questo punto insomma anno e mezzo di, eh, di legislatura, eh, devo dire che Sonia ti ha un pochino addolcito, dai, nel senso sei un po' meno sì, sì, integralista sì, sì. rispetto a qualche, a qualche, a, a qualche anno fa. Vecchio, mi, mi ecco. Sono per... anche più vecchio, oh, no. oltre che dalla Sonia che ha avuto il 90% del merito, eh. ma è il 10% anche, come dire, si invecchia e si diventa un pochino più, come dire, anche riflessivi su questo. <ride> questo sì. Come no? Pubblicità a tra poco. Eccoci tornati dal Caffè dei Costanti con Cristiano Romani, questa bella chiacchierata, insomma, sulla politica di qualche anno fa, sulla politica di oggi. Ehm, premio o non premio l'attività di Alessandro Ghinelli? Dai, domanda secca. C'è stato qualche atto che ti ha deluso o qualcosa che doveva fare, che non ha fatto, qualcosa che dovrebbe fare in futuro? No, io lo premio perché oh, l'ho convintamente appoggiata alle elezioni ma lo, lo appoggio convintamente anche per quello che riguarda l'attività amministrativa. Io sono, come dire, ho, ho dato una mano disinteressata perché come sapete non ho nei posti in comune, né partecipanti, non ho nessuna carica, non l'ho nemmeno pretesa, non la voglio, non mi interessa. Io l'ho fatto per far cambiare corsa questa città, mi auguro che cambia ancora meglio, mi auguro che come dire, per esempio sulla sicurezza ci sia un'azione un pochino più incisiva rispetto a come ora capisco anche le difficoltà di personale di tutto ma credo che come dire noi abbiamo già parlato l'altra sera sulla questione dei migranti che secondo me va come dire capisco che il sindaco abbia poche armi ma bisogna essere un pochino secondo me un pochino più incisivi e mi auguro comunque le cose che sta facendo secondo me sono sotto gli occhi di tutti c'è molto da migliorare ma credo che eh, siamo sulla strada giusta ecco mi piacerebbe come dire che eh, ci fosse all'interno della giunta un pochino più di politica, ecco. un pochino meno di tecnicismo e un pochino più di politica, ecco. perché la politica, secondo me, come dire, ha anche il polso della città, e perché come dire, la politica si fa. Con I cittadini credo che ecco, questa è l'unica pecca che è, mi piacerebbe ci fosse un pochino più di politica, un pochino meno di tecnicismo, detto. Un po più anche di programmazione di quello che si deve fare. Okay. Ma sì, no, ma io programmazione credo che Alessandro Ghinelli sia una persona che è, come dire, ha programmato, come dire, programma nel suo lavoro. Non è solo Alessandro Ghinelli, eh? sì, però. Ha il 70% del carico di deleghe eccetera eccetera, ce l'hanno in due o tre per cui sì ma questo è chiaro, però credo, io mi fido di Alessandro Ghinelli, non ho nessun tipo di, come dire, di, di dubbio nel suo riguardi ovviamente se ci fosse voi mi conoscete perché parlo abbastanza chiaro, non è che le mando a dire a nessuno, se ci fosse qualcosa che non mi va vale, lo direi senza problemi, però credo che seppur nelle grandi difficoltà non stia facendo male. Iniziamo a parlare un po' di referendum, eh, David, eh, che dici? Direi, perché qui i comitati ne sono stati presentati no, abbastanza, poi, anche insomma, se sono molto connotati, cioè uno certo. di Forza Italia, quell'altro di, no, Anche perché guarda, io eh, sono contento di poterne parlare con lui perché attualmente sembra quasi a livello mediatico che lo scontro sia tutto del PD, quindi il PD con la sinistra del PD e, e allora eh, beh, è importante che uno di destra ci dica cosa pensa di questo referendum. Beh, eh, penso che voterò convintamente no, ma per due motivazioni. La prima che questa è una delle tante riforme pasticciate di questo governo. Eh, non ultima, e non l'ho detto io, l'ha detto Roberto Vasai, che è il presidente della provincia, che dice che se, se è questa la provincia dopo la riforma Renzi è meglio abolirle perché questa è stata una dichiarazione. E credo che anche questa cosa che... Della riforma costituzionale sia una cosa assolutamente pasticciata, molto ingarbugliata, eh, si elegge un Senato che non è eletto ma è nominato e questo, secondo me, è molto grave. Io credo, io sono molto più semplicistico, io credo che l'Italia abbia bisogno di una riforma presidenziale. Una riforma presidenziale, il dimezzamento dei parlamentari tra me e te scelgono te, te, come in America, come in Francia, con diverse sfaccettature, è chiaro, ma tra me e te scelgono te, te governi cinque anni, tra cinque anni se sei stata brava e vieni eletta, se no vai a casa. Questa è secondo me la, la, la cosa da fare. E invece qui si, come dire, si fanno queste, queste, queste cose non molto chiare, soprattutto quello che mi fa... Specie questo Senato di nominati che secondo me è una cosa allucinante. Insomma. Non è vero poi la grande buttade che dicono che in Italia. Il bicarbonarismo perfetto rallenta l'approvazione delle riforme, non è vero nulla. È per... un accordo tra i partiti no, che soprattutto... o comunque sia della maggioranza. L'ultimo governo, in questo governo qui, visto che sono andati spediti con le presunte riforme, con le riforme che hanno fatto loro, noi si è legiferato. Una riforma eh, si è fatta, mi sembra, ora non vorrei andare a mente, ma 200 riforme in un anno, 200 riforme in Inghilterra ne hanno fatte 40. Quindi vuol dire che eh, come dire, andiamo spediti se si vuole andare spediti, per cui questa della bicarbonismo perfetto secondo me è, una, è, secondo me è molto grave che il Senato venga come dire, eh, non, eh, nominato e non eletto, questa è la cosa che mi fa sentire. Senti, mh, allora io farei una distinzione, quindi il contorno in cui è avvenuta questa riforma e il contenuto. Allora, sul contorno questa riforma nasce eh, dal patto del Nazareno innegabile, quindi un patto che nessuno conosce oltretutto. Patto ma non patto lo so, se, io non, nessuno ne conosce il, il contenuto, scelerato. quindi è difficile dire. Poi eh, sembra che questo patto sia saltato, ma eh, poi questa riforma di fatto viene eh, approvata con eh, l'apporto determinante di Verdini e di tutte quelle persone. Che eh, sono state elette diciamo nel destra che ora non si capisce dove stanno, ma che comunque hanno contribuito a, eh, a, a portare a termine questa riforma. Allora, su questo aspetto del contenuto, che, cosa, cosa ne pensi? Cioè, che ci puoi dire? Ma io credo che come dire. Ehm... Innanzitutto il patto di Nazareno sia stata una sciagura per l'Italia, anche se nessuno ne, con, come dire, ne, ne conosce i contenuti, ma è chiaro quello che è successo. C'è stato un accordo tra Berlusconi e Renzi, tante volte Renzi è stato salvato dal soccorso di, di Forza Italia, va detto, e di transfughi di Forza Italia, vedi non ultimo Verdini. Tra l'altro Verdini, a me eh, lo dico eh, senza tema di smentita, perché quando è venuto Arezzo, in era di Forza Italia, è venuto a pontificare, te lo ricorderai, Forza Italia... Sì. Ma io penso eh. a Bondi, Bondi è eh, l'amore. Ma, ma Bondi sì, ma io... Il, so il vero, il vero, il, te sai che la politica sì, sì. è fatta di pesi, di pesi no, specifici. No, è Bondi, verdini. bravo, verdini, verdini no. e eh, verdini io anche quando veniva a pontificare su tante cose io mi hanno invitato sono andato, io sono stato l'unico che non l'ha mai applaudito perché proprio non, non mi, a pelle uno non mi piaceva ma dice la politica non si fa sul personale, è vero ma nemmeno nei contenuti, questo era un uomo che era lì perché doveva fare delle cose, le ha fatte e in questo caso secondo me uno come hai detto tu giustamente fare una riforma con questa gente qui che da destra tra virgolette destra, è passata a sinistra, regge Oppure un governo. che come cioè... diceva prima la Greta è la sinistra che è passata a destra. No, allora, sì, quello che... anche se come tu sai te l'ho detto anche l'altra sera, destra, parlare di destra e sinistra oggi è molto molto difficile, però questo è già squalificante per questo, cosa, per questo, per questo punto qui. Secondo, eh, voglio dire, eh, noi non eleggiamo un presidente del Consiglio, anche se è una Repubblica parlamentare, ma l'ultimo presidente del Consiglio che abbiamo votato tra virgolette è Berlusconi. Nel 2008 quando siamo andati a votare. Da allora non c'è stato più un presidente. Monti, Monti è stato fatto con un golpe di palazzo. Letta ce lo siamo ritrovati perché Bersani l'hanno, come dire. Poi è venuto Renzi con lo stai sereno. La sera prima stai sereno, la sera dopo era presidente del consiglio. Cioè qui abbiamo avuto come dire, un, un, un deficit di democrazia incredibile. Ecco perché dico che ci vuole la Repubblica Presidenziale, perché lì non si sbaglia. Lì non si sbaglia. Lì tra me e lui votano lui, lui governa, chiuso. Questo è, è chiaro, ci vuole i pesi, i contrappesi, le cose, le garanzie costituzionali. Allora ti faccio una domanda, come associazione, visto che portate avanti la cultura nazionale, sì. farete qualche iniziativa, ma non di scontro tra il sì e il no? Perché secondo me uno dei più grossi errori in tutta questa campagna elettorale per il referendum è che non si parla dei contenuti, cioè non si spiegano alla gente dove si li possono andare a guardare. Una volta in una trasmissione ho detto nel sito del governo, ma giustamente mi è stato detto no, nel sito del governo no. Perché esatto, secondo qualcuna di parte? Allora, io, però, cittadino, dove mi informo? Cioè, come faccio a capire che quello che mi sta raccontando la riforma non, vi, non mi vuol portare verso il sì o verso il no? Ma eh, sai, è molto difficile trovare persone che in maniera equilibrata parlano del, di, della riforma costituzionale. Io ti posso dire senza fare nomi che ho invitato anche persone di grande calibro a venire a Arezzo per, per spiegare questa riforma. Okay. Il problema è che si accettano di venire anche perché ora sono inflazionati. Okay. Perché... No, però io l'ho invitato e ho invitato anche i giornalisti che non sono della mia area politica per venire a parlare di riforma che, sia, eh, che siano schierati a favore e che siano schierati contrari. Ecco, mi piacerebbe fare questo dibattito, io so che il tempo è breve, noi come dire, abbiamo anche altro da fare perché tutti e due lavoriamo, insomma diventa anche difficile, però cerchiamo di farlo, non sarà facile, ci proviamo, mi piacerebbe molto, questo sì. Posso? Prego, se non Beh, so no, se vuoi no, fargli un'ultima no, no, domanda, no, ma siamo forse alla fine del tempo. No, domanda, gliela no, voglio, gliela fare voglio fare una, una domanda. Eh, allora, eh, questa, questa riforma, quindi questo superamento del bicameralismo perfetto, viene eh, giustificato con l'esigenza della speditezza della, for della formazione delle leggi e, e soprattutto si sostiene quindi dai, chi, da quelli del sì. Che è molto di era in questo Parlamento, qui sarebbe molto difficile legiferare perché praticamente le norme che il governo propone, se non, se non lo fa tramite un decreto, si impantanano nelle commissioni, nei tempi e non si arriva. Cioè, parliamoci chiari. Qui, si sostiene l'esigenza di questo decisionismo, no? quindi questo esecutivo che vuole mano libera eh, a scapito del potere legislativo di eh, fare velocemente le leggi che lui ne ha bisogno. Allora io credo che invece nella nostra Repubblica era un grosso valore la separazione tra il potere legislativo e il potere esecutivo che oggi mi sembra che questa riforma invece voglia superare a netto favore del potere esecutivo. L'ho detto, forse l'ho sfiorato in maniera marginale, l'ho detto prima, è questa del, come dire, della speditezza delle leggi che si impantano, è una balla colossale, una delle tante balle che Renzi sta dicendo, perché non è vero, questo nell'ultimo anno e mezzo il nostro Parlamento ha perché c'è stata la volontà politica di farlo, ha legiferato più di qualsiasi altro Parlamento occidentale, ha espresso più leggi, più riforme, più eh, come dire, atti che non c'è stato in Inghilterra, in America. Quello, questo cosa vuol dire? Che il bicameralismo perfetto non è da intralcio a, come dire, a legiferare, a fare le riforme, a fare le cose, è la volontà politica, se c'è la volontà politica le cose si fanno, se non c'è la volontà politica le cose non si fanno. Ammesso e non concesso che mille parlamentari, tra mille parlamentari e senatori, è una cosa che è insostenibile. Questo è insostenibile. Allora, si dimezzano i parlamentari, si fa una bella Repubblica Presidenziale e si risolve il problema, punto. Così la colpa del governo non è che lo scarichi su quello o su quell'altro. Governa lui, governa lei. La seconda Camera cioè, comporta che tutto quello che c'è intorno, quindi i costi, certo, comunque certo, rimangano. È certo, vero certo, che si passa certo, da 300 a 100, certo. però. Ultima domanda, il tuo. Anche con eh, le, come dire, le persone che vanno a fare i senatori e poi c'è l'immunità parlamentare, questi per magari il sindaco che ha fatto gli illeciti, si, 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 si apre un vulnus veramente esatto. di interessi. Questo. La tua professione è un'altra, sì. perché la politica è una passione. Sì. Tu sei? Io sono infermiere del 118 di Arezzo e questa è, come dire, è una, la professione che amo, che voglio fare da tutta la vita. Ecco, la sanità retina funziona meglio, funziona peggio, è migliorata e peggiorata negli anni? Dal tuo punto di vista? Come, perché anche sulla sanità eh, qualcuno ha provato a metterci le mani, insomma, cioè, no, anziché altro che qualcuno, insomma, si è fatto delle belle rivoluzioni no? con quest'area vasta. Come la si vive da dentro? Ma io, allora, io devo dire che eh, vivo eh, in un'eccellenza, perché il 118 di Arezzo è eh, un'eccellenza riconosciuta in tutta Italia, grazie all'opera che sta facendo il dottor eh, Massimo Mandò, che tra l'altro è, è ora direttore dell'area vasta. Se lui è stato fatto direttore dell'area vasta, un motivo ci sarà. Io, io dal dentro posso dire che questa è un'eccellenza assoluta, siamo fortunati perché basta andare a Figline e cambia tutto, se tu vai a Figline cambia il modo di fare emergenza, questo è eh, la radice lunga. Quindi eh, uniformare l'area vasta sud est al il modello aretino secondo me è una grande vittoria. Noi, come destra, facemmo a sua volta, se tu te lo ricorderai, la raccolta firme per mantenere la centrale perché qualcuno voleva chiudere la centrale del 118 d'Arezzo. Abbiamo le migliori performance, facciamo le cose migliori, qualcuno la vuole chiudere. Questa raccolta di firme, magari sarà stata marginale, ma ha aiutato a fare in modo che la centrale del 118 non venisse chiusa. Portammo le firme a Fanfani e portammo le firme a Vasai. Qualcosa abbiamo fatto? Quindi, io da, qui, da questo punto di vista posso dire che sono in un'eccellenza. Chiaramente quello che sta succedendo alla sanità, eh, qualcuno i debiti che ha fatto, come dire, il, eh, senza toccare fare nome, ma insomma, i debiti che ha fatto, qualcuno eh, purtroppo le sta scontando la sanità. Io eh, anche a livello nazionale, sapere che milioni di italiani non si curano più perché c'è da pagare le prestazioni sanitarie. E questo mi fa preoccupare molto, vuol dire che la nostra società è in regressione rispetto ad andare avanti. Quindi cioè, noi paghiamo già le trattenute in busta paga per, perché vogliamo andare all'ospedale e ci devono curare. Pagare le medicine, pagare le prestazioni sanitarie, a me mi sembra che insomma, stiamo andando indietro invece che avanti. Io proprio in questi giorni ho sentito una notizia che mi ha lasciato un po' sconvolto, cioè nel senso che per esempio viene fissato un tetto alla spesa per l'acquisto dei chemioterapici. Eh, quindi se ne serviva di più che succede? In Grecia, in Grecia sta avvenendo questo, tra l'altro in Grecia i chemioterapici si li devono comprare. E sono farmaci che costano decine di migliaia di euro gente non se li può permettere cioè, qui siamo molto, cioè, poi si aprirebbe un altro ma dibattito oppure della riforma eh, però insomma mi sembra che questi problemi siano un pochino più concreti insomma. io, io te, forse non, si, non si, è. si dovrebbe aprire secondo me un dibattito vi lancio l'amo anche sì. sull'euro perché qui ragazzi con l'euro ci stiamo impoverendo è una cosa di cui non si esce più qui bisogna fare un ragionamento c'è gente che sta molto molto peggio rispetto a, a prima, quindi bisognava fare un ragionamento anche sull'euro, quindi questo è lancio, in un'altra puntata. Sì, sì, certo. puntata. Non, no, magari lo invitiamo insieme al professore che lui ha scritto rottamiamo Maastricht perché secondo lui, insomma, tanti problemi, cioè, sì, professor Pagini che tanti problemi nascono proprio da Maastricht. Sì. Bene, grazie di questa grazie voi, chiacchierata, ci piace questa versione addolcita di Cristiano Romani, grazie a Sonia grazie. che è dietro le quinte e insomma ci vediamo alla prossima puntata, arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi.